La fine del millennio è solo il principio. Questo è il titolo del più importante congresso internazionale di fine secolo sull'ufologia. È stato organizzato dal noto giornalista messicano Jaime Maussan e si è svolto nel dicembre del 1999 nella città di Acapulco. Era importante esserci. La città messicana di Acapulco è una tra le località turistiche più note del pianeta. Con un ambiente lussureggiante, una capacità di accoglienza non indifferente e le numerose attrazioni, ogni anno è meta ambita del turismo internazionale. Però, nei giorni dall'8 al 12 dicembre 1999, ha attirato l'interesse di persone che, oltre che dalle bellezze naturali e dalle gioie vacanziere, sono attratte dai misteri del cosmo. Vi si è svolto, infatti, quello che può essere considerato il più grande congresso internazionale sull'ufologia e fenomeni connessi di fine millennio. Quest'importanza deriva dalla numerosa partecipazione dei maggiori esperti internazionali del settore, che hanno presentato risultati più recenti delle loro ricerche, con testimonianze e documenti fotografici e filmati inediti. Organizzatori della manifestazione intitolata La fine del millennio è solo il principio, i giornalisti e ricercatori messicani Jaime Maussan e Daniel Munoz, il gruppo di ricerca Programas de Investigación e il network televisivo Televisa. Le note della musica locale, cantate con emozione da un indigeno dello stato del Chihuahua, hanno aperto le porte del convegno giunto alla sua terza edizione. È da ricordare che nel 1977 Acapulco è stata la sede del primo simposio internazionale di ufologia. A quella manifestazione parteciparono importanti personaggi quali il celebre astronomo professor John Allen Hynek, padre dell'ufologia scientifica moderna, il noto ricercatore e divulgatore scientifico Carl Sagan e il giovane e allora sconosciuto regista Steven Spielberg, che sarà l'autore di film di grande successo sugli extraterrestri che faranno sognare grandi e piccoli. Mostriamo ora alcuni tra gli oltre 20 relatori che hanno animato i 5 giorni del congresso. Jorge Martin ha presentato la relazione Porto Rico è un territorio extraterrestre, la cui esposizione era appoggiata da fotografie che, secondo le sue dichiarazioni, documentano la presenza sull'isola di basi extraterrestri e di esseri alieni della razza dei grigi. Arturo Robles Gil ha mostrato le fotografie di oggetti volanti non identificati che sorvolavano Città del Messico. Ancora Sixto Paz, uno tra i più noti contattisti dell'America Latina, ha parlato della sua esperienza. Ricordiamo poi l'inglese Ananda Sirisena, che ha proposto una relazione sulla presenza di strutture artificiali sul suolo marziano. Mentre Ryan Wood ha approfondito i risultati delle sue ricerche sui documenti segreti del gruppo segreto americano di studio sugli UFO Majestic 12. E ancora Ron Russell, con oltre 100 fotografie inedite sui cerchi nel grano del 1999. Gli impianti alieni introdotti nei corpi dei rapiti dagli extraterrestri chiamati i grigi sono stati al centro della relazione dell'americano dottor Roger Lier. Mentre una profonda accusa ai poteri che occultano il fenomeno UFO alla gente, imponendo sull'intero pianeta un vero e proprio stato di guerra, ha caratterizzato l'intervento dell'ecuadoriano Jaime Rodriguez. Dobbiamo salvare la Terra, è stato il messaggio del ricercatore americano Whitley Strieber, il quale, grazie alla sua esperienza di rapito per opera dei grigi, ha testimoniato l'attività di sorveglianza e di risveglio interiore che questi esseri stanno attuando, pur se con una metodologia non priva di aspetti traumatici. Il contatto di Billy Meyer è stato il perno della relazione di Methusalem Meyer, figlio del noto contattista svizzero, mentre una diplomatica dell'ONU che rappresenta lo Stato della Cambogia, la signora Pho Bol Cheng, ha parlato in esclusiva delle vicende con gli extraterrestri da lei vissute da bambina con Billy Meyer, mentre entrambi si trovavano in India. La signora Cheng ha testimoniato di aver incontrato assieme al contattista svizzero gli extraterrestri provenienti dalle Pleiadi, avallando in questo modo l'esperienza di contatto di Meyer. L'antropologo tedesco Michael Esemann, durante la sua relazione Dialogo con l'Universo, ha mostrato i migliori filmati UFO realizzati dagli anni 50 fino ad oggi.
Il tecnico e radarista Alfonso Salazar ha dato testimonianza di tutti gli avvistamenti radar che quotidianamente vengono registrati nell'aeroporto internazionale della capitale messicana. Un'altra novità presentata nel congresso sono state le riprese di oggetti volanti nello spazio effettuate dagli astronauti della navetta spaziale americana Discovery Challenger. L'operato dell'ente spaziale americano è stato nuovamente al centro della relazione del ricercatore inglese Russell Callaghan. Egli ha parlato delle trasmissioni segrete della NASA in merito alle comunicazioni dove sono presenti riferimenti a fenomeni riconducibili ad una possibile presenza aliena. Poi ancora l'inglese Graham Birsall ha presentato lo stato attuale della ricerca ufologica nel suo paese. La relazione presentata dall'italiano Giorgio Bongiovanni, unico connazionale ad essere presente all'importante evento, riguardava la componente scientifica e spirituale del fenomeno UFO. In essa ha approfondito i contenuti del terzo messaggio di Fatima in relazione alla visita extraterrestre, presentando inoltre nuovi documenti filmati provenienti dalla Russia. Questi mostrano oggetti volanti non identificati ripresi nello spazio dai cosmonauti della stazione spaziale Mir. Il suo discorso si è concluso con la proiezione di un video che mostra attraverso musica ed immagini una sua recente visita al campo di sterminio nazista di Auschwitz, dal quale ha preso spunto per un appello a porre fine ai genocidi che continuano ad esserci nel mondo. Da segnalare che la sua esperienza ha suscitato grande interesse nei media messicani. Lo stigmatizzato italiano ha rilasciato varie interviste e ha partecipato a trasmissioni radiotelevisive dove ha affrontato i temi presentati al congresso. Infine, il celebre scrittore e ricercatore spagnolo Juan José Benítez, l'attrice americana Shirley MacLaine e l'italiano Monsignor Corrado Balducci, non potendo essere presenti personalmente al congresso, hanno inviato una registrazione filmata che è stata proiettata in sala. In particolare, Monsignor Balducci ha rilasciato un'importante testimonianza sul tema ufologia e cristianesimo, il valore della testimonianza umana, dove dichiara che non è più possibile negare questa realtà a causa dell'impressionante numero di testimonianze e di documentazioni fotografiche e filmate inoppugnabili. Ha ricordato inoltre che anche Padre Pio sosteneva la realtà della vita intelligente in altri pianeti. Dal punto di vista teologico, ha spiegato che gli extraterrestri, in questa dimensione, si possono collocare in una via intermedia fra gli uomini, fortemente immersi e condizionati dalla materialità del loro corpo fisico, e gli angeli, che sono puri spiriti. Il congresso, che si è concluso con uno spettacolo di Pablo Tara Umara, ha riscosso una notevole partecipazione di pubblico ed è stato seguito con attenzione dai media messicani che hanno dato ampio risalto all'evento. Poco tempo prima del congresso ad Acapulco, Monsignor Corrado Balducci ha rilasciato, ad uno degli organizzatori del simposio, importanti dichiarazioni sulla realtà della visita extraterrestre sul nostro pianeta. Una testimonianza veramente autorevole. Monsignor Corrado Balducci, esperto demonologo del Vaticano, ha più volte affrontato, attraverso vari mezzi di comunicazione, controverse tematiche quali il terzo segreto di Fatima o la vita dopo la morte. Nel mondo ufologico è noto già da alcuni anni per aver rilasciato varie volte dichiarazioni sulla realtà della presenza extraterrestre sul nostro pianeta. In questa intervista rilasciata nel dicembre del 99 al giornalista ricercatore messicano Daniel Muñoz, esprime nuovamente le sue convinzioni in merito. Oramai non si può più negare tutto, ma si deve affermare che qualche cosa di vero c'è sui cosiddetti fenomeni di cui si interessa l'ufologia, eccetera. Quando ovviamente si parla di dischi volanti o altri nomi che vengono dati, è ovvio che l'argomento va subito, e va senz'altro, se si tratta di veri dischi volanti, come si intendono nella ufologia, va subito a qualcuno che deve o guidarli dentro oppure anche a distanza, non so, certo con un progresso che ancora ci è ignoto. E ammesso questo, appunto, si può pensare che hanno una scienza superiore, hanno fatto maggiori progressi di noi. Anche la critica più severa oramai non può esaurire tutte le testimonianze che ci sono circa sia gli avvistamenti
e circa i cosiddetti fenomeni contattisti, di quelli che hanno contatto con extraterrestri. E come anche questo va ammesso ormai, i contattisti, non è che no, tutti sono dei fanatici, no, no. E fuori da un ragionamento, dal buon senso, dal senso comune, pensare che tutti quelli che sono i cosiddetti avvistamenti, eccetera, siano tutte fandonie, suggestione, psichiatria, e oppure siano anche armi segrete. Sì, certo, la prudenza deve essere grande, ma insomma, oramai il buon senso dice che anche la critica più severa non può esaurire la moltitudine crescente. Poi se si parla, ma chi è questa, da chi è costituita questa moltitudine? Ma non solo dalla gente comune, ma ci sono scienziati, ci sono persone colte, ancora più di scienziati, per fare una graduatoria, sono persone colte. Astronauti anche. Ci sono conduttori, piloti di aerei particolari che volano molto in alto, eccetera, che raccontano quello che hanno veduto. E tra le persone colte, scienziati, ancora più a ragione tra quelli che hanno visto, erano increduli, sono partiti senza credere questo, anche loro dicevano fandonie, eccetera, e poi si sono ricreduti. E questo è un peso che deve essere appunto considerato nell'affermazione che dico io, che ormai è il senso comune, che ci dice che qualcosa di vero ci deve essere, non è tutta una fandonia, e non tutto si esaurisse in fenomeni atmosferici, non tutto si esaurisse in armi segrete. Dunque, non solo è possibile, ma è anche verosimile. La verosomiglianza è dovuta al fatto, anzitutto, perché qui farò due considerazioni, è dovuta al fatto che tra noi, quali sono gli esseri esistenti? Siamo noi, gli angeli e Dio. Noi vivi o defunti? Cioè, noi composti di anime e di corpo, di materia e spirito, gli angeli, che sono solo spirito, e i defunti, che si chiamano spiriti separati. Ma possibile che tra noi, esseri composti di anime e di corpo, e tra gli angeli, che sono solo spirito, solo anima diremmo, ma sono solo spirito, ecco, ma possibile che non ci siano altri esseri, che io li vedrei intermedi tra noi e gli angeli? Possibile che non ci siano altri esseri, i quali esseri, in altri mondi, in altri pianeti, altri esseri che sempre saranno composti di spirito e materia, ma in una condizione diversa dalla nostra, magari che sentono a parità la tendenza verso il male e il bene, addirittura magari altri ancora, perché non è detto che ci sia solo un tipo di essere, io penso che ce ne saranno tanti di questi esseri in altri mondi, e magari ce ne siano ancora di quelli che addirittura sentono più facilità a fare il bene che a fare il male. Se questi esseri sono superiori a noi, in questa unione tra anima e corpo, cioè un'anima più libera di agire, non influenzata come la nostra al punto che di per sé l'uomo, persone, più portato al male che al bene. Se sono superiori a noi, possiamo pensare, ecco perché è augurabile, che ci aiutino, ma ci aiutino nel campo della spiritualità, nel divenire più buoni. Ho potuto trovare queste due testimonianze di Padre Pio in un libro che è intitolato Così parlò, ecco, Così parlò Padre Pio. Certi dettagli glieli dirò a lei. Dunque, gli fu chiesto: Padre, dicono che negli altri pianeti ci sono creature di Dio. Risposta di Padre Pio. Lo leggo perché qui è bene proprio citare la parola testuale. E che? Vorresti che non ci fossero? Che l'onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra? E che? Vorresti
che non ci fossero altre creature che amano il Signore? Ecco il santo. Un'altra domanda. Padre, ho pensato che la Terra è un niente di fronte agli astri e a tutti gli altri pianeti. Risposta di Padre Pio. Eh sì, e noi, usciti dalla Terra, siamo un nulla. Il Signore non avrà certo ristretto la sua gloria a questo piccolo pianeta. E prosegue. In altri ci saranno degli esseri che non avranno peccato come noi. Nell'agosto del 1999 si è verificata in Europa una delle più attese eclissi di fine millennio. Il suo percorso ha interessato le zone dell'Inghilterra, dove ogni anno appaiono i famosi cerchi nel grano. Anche questa volta ci hanno impressionato. Come ogni anno, anche il 1999 è stato segnato dalla comparsa nei campi di mezzo mondo di quelle incredibili figure comunemente denominate cerchi nel grano. In particolare, in quest'ultimo anno del millennio, vi era una certa attesa in quanto il periodo di comparsa del fenomeno, che va dalla primavera all'autunno, coincideva con il verificarsi di una delle più attese eclissi totali di sole sopra i cieli dell'Europa. Infatti, la zona d'ombra generata dall'evento avrebbe attraversato tutte quelle aree nelle quali, dagli inizi degli anni 70, compaiono i misteriosi simboli, quali l'antico Tempio del Sole di Stonehenge, il sito megalitico di Avebury e la collina sacra di Silbury Hill. I ricercatori attendevano di vedere se i cerchi nel grano avessero sottolineato l'evento astronomico, come è successo anni addietro con altri importanti fenomeni celesti, quali il passaggio delle varie comete nel nostro sistema solare. Infatti, quelli che stiamo vedendo sono alcuni dei pittogrammi che annunciavano l'arrivo delle comete. Le attese non sono andate deluse e i crop circles, conformemente alle attese, hanno mostrato una serie di composizioni chiaramente riferite all'eclisse. In questo straordinario crop vediamo raffigurate tutte le fasi dell'evento astronomico. Questo invece mostra il momento in cui la Luna si trova a coprire parzialmente l'astro solare. Vi sono stati anche altri cerchi nel grano, legati in qualche modo all'eclisse dell'11 agosto 1999. Questo, ad esempio, secondo gli esperti, rappresenta l'aumento della radiazione solare innescato dall'eclisse. Oltre a ciò, è da segnalare che la stagione dei cerchi nel grano del 1999 è stata tra le più prolifiche e straordinarie mai registrate sino ad oggi, per quantità e bellezza dei pittogrammi. Vediamo alcune delle foto più spettacolari, realizzate nell'ultima stagione prima del 2000, dagli appassionati che studiano e catalogano le affascinanti configurazioni. E dalla Russia giungono nuove scottanti rivelazioni sulla presenza extraterrestre sul nostro pianeta. A rilasciarle è un ufficiale di alto grado dell'aeronautica militare russa, ancora in servizio, il generale Alekseyev. Sin dal suo nascere, l'argomento ufologico è sempre stato accuratamente evitato dai militari, soprattutto dagli ufficiali di alto grado. Interrogati in merito, la risposta era sempre che il fenomeno UFO non riscuoteva interesse presso gli istituti militari, in quanto manifestazione dubbia e comunque priva di importanza strategica o scientifica.
Dai molti studi e documenti emersi, i ricercatori hanno accertato che ciò non corrispondeva al vero e che in realtà il fenomeno era attentamente studiato e monitorato soprattutto dagli eserciti delle grandi potenze. Da qualche anno la consegna del silenzio e della negazione ha iniziato ad incrinarsi ed alcuni militari hanno cominciato a rivelare parte di quanto da loro conosciuto sulla realtà degli oggetti volanti non identificati e sulla loro provenienza extraterrestre. Ovviamente i più attendibili in materia sono coloro che hanno prestato o prestano ancora servizio nei governi delle due potenze nucleari, America e Russia. Ma mentre nel caso degli americani a parlare sono stati solamente militari ormai in pensione, in Russia ufficiali di alto grado ancora in carriera hanno iniziato a rilasciare informazioni. Questo dà maggiore importanza ed autorevolezza alle loro rivelazioni, perché più aggiornate e più indicative di una volontà in ambito istituzionale a rivelare alla collettività la reale portata di un fenomeno da loro ben conosciuto. Recentemente, durante una serie di rilevanti appuntamenti nella capitale russa, il ricercatore italiano professor Costantino Paglialunga ha raccolto le importanti affermazioni rilasciate dal generale dell'aeronautica russa Vasily Alexeyev. Sono il generale ad una stella dell'aviazione, mi chiamo Alexeyev Vasily. Generale, io credo che la questione degli UFO per l'umanità attuale sia una cosa importantissima. Я думаю, что вопрос об НЛО для нынешнего человечества это очень важная проблема, важный вопрос. È della stessa opinione lei? Вот, не знаю, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что это не просто важно. Credo non semplicemente importante, ma вы знаете, как открытие, sa come se fosse una scoperta della gravità. Dico giusto? Di Newton, come la scoperta della radio, come la scoperta della fusione nucleare che ha sconvolto il mondo e tutti i concetti sul mondo. Credo che la gente per adesso non sono impreparati, non sono preparati in primo luogo moralmente a questo fatto. Ci sono hanno altri problemi, magari problemi quotidiani, e non ci pensano bene su questo, non sono preparati ancora, non sono pronti a questo. Il nostro obiettivo in qualche maniera è preparare la gente a questo fatto, perché questo sarà uno shock per la gente, una cosa straordinaria, però avverrà, sicuramente questo avverrà. Generale, secondo la sua esperienza, reputa che questi oggetti sconosciuti non abbiano intenzioni aggressive nei nostri confronti? Основываясь на вашем собственном опыте, как вы полагаете, эти неопознанные летающие объекты, они имеют какие-то намерения агрессивные по отношению к нам или нет? Я думаю, что если бы они Репуто... имели какие-то агрессивные отношения, это уже давно бы манифестато questo. Я думаю, тот разум, который существует, credo che quella intelligenza che esiste e credo che esiste davvero in realtà. Он гораздо выше нашего. L'intelligenza è molto superiore della nostra intelligenza. Его основе, la sua base, конечно, лежит не уничтожение, а созидание. Non la distruzione, ma la creazione. Dai documenti filmati, dalle dichiarazioni del generale Alexeyev, è evidente che l'entità di quanto sta emergendo in Russia ha un'importanza almeno pari a quella proveniente dagli Stati Uniti. Le dichiarazioni del ricercatore russo Anton Anfalov ci confermano che anche l'ex Unione Sovietica ha costruito una base militare segreta paragonabile all'Area 51 americana. In essa sarebbero custoditi UFO recuperati e vi si sperimenterebbero oggetti volanti terrestri in base a studi di retroingegneria su velivoli alieni. Il ricercatore ucraino Anton Anfalov, direttore del centro ufologico UKUFAS, è originario di Sverdlovsk, città a ridosso dei Monti Urali. Attualmente lavora presso l'Istituto di Ricerca per i Problemi di Sicurezza Nazionale dell'Ucraina. Da molti anni si interessa ai casi occultati dal governo russo che riguardano la presenza di civiltà extraterrestri sul nostro pianeta. Si occupa in particolare dei casi di oggetti volanti non terrestri precipitati in territorio sovietico dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Stando a quanto da lui riferito, i servizi segreti, il Ministero della Difesa e il presidio dell'Accademia delle Scienze dell'ex URSS sarebbero in possesso di moltissime prove scientifiche sull'esistenza di civiltà provenienti da altri pianeti e, tra queste, astronavi non terrestri e corpi di umanoidi alieni. Buona parte di questi reperti sarebbero custoditi in una gigantesca base segreta situata nella zona di Kapustin Yar. Anton Anfalov combatte questa congiura del silenzio, rendendo pubblici i risultati delle interessanti ricerche da lui condotte. Ascoltiamo dalle sue parole ciò che è emerso da queste indagini. Nell'ambito delle mie ricerche ho avuto la possibilità di contattare molti testimoni indipendenti, testimoni oculari e quelle persone che erano al corrente di questi eventi. Alcuni di quelle erano i partecipanti diretti di questi eventi e i testimoni di questa catastrofe e delle ricerche segrete e delle prove segrete che venivano svolte presso molte basi militari sul territorio dell'attuale Federazione Russa. Cioè effettivamente nella la Federazione Russa in effetti svolge un programma analogo riguardante la realizzazione delle tecnologie che hanno capitato nelle mani dei russi, lo stesso programma che stanno facendo, svolgendo gli americani nello stato di Nevada, nella zona che si chiama la zona 51. Gli stessi lavori vengono svolti sul poligono di Kapustin Yar. Kapustin Yar, che occupa un territorio doppio territorio di Lussemburgo. Là ci sono delle possibilità meravigliose per nascondere questi lavori, queste attività. In una recente visita in Russia, l'equipe di UFO Channel è entrata in possesso di nuovi documenti filmati sugli oggetti volanti non identificati. Questi filmati sono stati realizzati da cosmonauti russi a bordo della stazione spaziale Mir. Vedrete per la prima volta questi straordinari documenti usciti direttamente dal centro di controllo voli spaziali di Mosca. Da vari anni l'attività di ricerca realizzata dall'italiano Giorgio Bongiovanni e dal suo gruppo è riuscita a portare dalla Russia una notevole quantità di testimonianze autorevoli sul fenomeno UFO. Tra queste vi sono numerose dichiarazioni di cosmonauti e interessanti riprese da loro effettuate nello spazio. Recentemente una nuova serie di documenti filmati è andata ad aggiungersi a quelli già conosciuti. Durante una visita alla città spaziale di Mosca, cioè l'istituto dove vengono istruiti ed allenati i cosmonauti, un tecnico del centro di controllo dei voli spaziali ha consegnato a Giorgio Bongiovanni alcune registrazioni video effettuate dai cosmonauti della stazione orbitale Mir, dove compaiono oggetti non terrestri, da loro definiti anomalie. Presentiamo ora i primi due documenti di questa nuova serie, che è composta di 4 filmati. Nella prima sequenza ci troviamo all'interno del centro di controllo voli spaziali. Sullo schermo gigante, dove sono proiettate le immagini provenienti dallo spazio, è possibile vedere la stazione orbitale russa. La telecamera che la inquadra si trova sulla navetta spaziale americana Discovery e sta filmando il momento del distacco dalla Mir, al cui interno vi sono i cosmonauti Vladimir Solovyov e Nikolai Budarin. Sul grande planisfero è indicata la rotta orbitale seguita dalla stazione spaziale, che in quel momento si trova in prossimità delle coste del Sud America. Nel pannello luminoso più in alto, a sinistra, si possono leggere ora e data. Come vediamo, è il 18 novembre 1995, ore 12:22 circa. Ad un certo punto, l'operatore che si trova nel centro di controllo punta la telecamera verso il grande schermo per inquadrare una scena che ha quasi dell'incredibile. Vediamo infatti una sfera luminosa e pulsante proveniente da destra in basso
passare obliquamente a fianco della stazione orbitale e subito dopo un'altra che scende in verticale alla destra dello schermo. Quindi, sempre dalla destra, sia in basso che in alto, compaiono altre due sfere che lentamente attraversano il campo visivo. Infine, un ennesimo oggetto sferico compare dall'alto per passare a breve distanza sopra la stazione spaziale. Sulla natura di queste sfere, l'ente spaziale russo non fornisce reali spiegazioni. Come già detto, sono definiti molto stringatamente anomalie. L'eccezionalità di queste immagini ricorda uno spettacolo molto simile verificatosi successivamente, nel maggio del 1997, durante un'altra missione congiunta della navetta americana Discovery con la Mir. Nel secondo filmato, che risale ad una missione del 1989, i cosmonauti russi Titov e Manarov sono ripresi durante un'operazione di controllo all'esterno della Mir. Improvvisamente, dietro la stazione spaziale, una luce misteriosa ed apparentemente molto lontana inizia a lampeggiare insistentemente, mentre i due cosmonauti proseguono ignari le loro mansioni. Nell'ingrandimento si vede chiaramente questa sconosciuta fonte luminosa che compare nel buio dello spazio. Dopo aver visto queste immagini, non può non sorgere una inquietante domanda. Ma quant'altro possiedono e non stanno mostrando i governi su ciò che avviene realmente nelle missioni spaziali? Chi non ha mai sperato di trovarsi un giorno di fronte a un UFO e di poterlo filmare? È quanto è successo ad una famiglia marchigiana in un normale giorno di vacanza. Un'esperienza davvero indimenticabile. A volte una normale giornata di vacanza si può trasformare in un'insolita avventura a causa di un evento inatteso. È quanto accaduto alla famiglia Luca Marini, di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Ma andiamo con ordine. Un giorno qualunque, verso la metà di agosto del 1997, il signor Pier Damiano Luca Marini, la moglie, signora Tiziana, e il figlio Gioacchino decidono di trascorrere una giornata in mezzo alla natura nella zona di Monte San Vicino, nell'entroterra maceratese. Un luogo normalmente meta del turismo locale per le sue attraenti caratteristiche paesaggistiche. Eravamo in campeggio perché avevo 2 o 3 giorni di vacanza. Eravamo già stati io e mia moglie a Monte San Vicino, ma il piccolo non c'era mai venuto, così abbiamo deciso, uno di questi 3 giorni che eravamo lì in campeggio, appunto, di effettuare questa escursione. La mattinata trascorre normalmente, sino a quando, verso le ore 11, decidono di salire sulla vetta del Monte San Vicino per ammirare dall'alto il panorama circostante. Intorno a mezzogiorno, la loro attenzione è attratta da un oggetto luminoso di forma tubolare che sosta immobile nel cielo senza emettere il benché minimo rumore. Arrivati in cima, circa l'ora che l'hanno già detto loro, verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, iniziamo, insomma, così un po' a spaziare per quello che era il panorama. A un certo punto della panoramica ci volgiamo verso una parte e vediamo questa cosa, insomma, questa cosa che sinceramente lì per lì abbiamo detto, non so, io ho immaginato, dico, sarà una mongolfiera, un parapendio, oppure dico, non so, qualche festa, visto che era la metà di Ferragosto, qualche manifestazione che ci possa stare dalle parti nostre come c'è soltanto d'estate. Invece poi, guardando un po' meglio, insomma, questa proporzione non c'era, perché tra la distanza di questo oggetto, nella posizione in cui ci trovavamo, che era dominante, insomma, era troppo grosso per essere qualcosa di assimilabile, secondo me, a un oggetto, diciamo, più o meno conosciuto. Adesso non lo so comunque che cosa fosse. Pier Damiano Luca Marini, dopo il primo attimo di indecisione per l'inusuale spettacolo, prende la telecamera e inizia a filmare l'inconsueto velivolo, mentre la moglie e il figlio osservano il fenomeno con il binocolo, riuscendo a notare maggiori particolari dell'oggetto volante non identificato. Iniziava a fare questa ripresa,
rammaricandomi tra l'altro magari che non avevo un obiettivo più potente, perché questo oggetto era fermo, immobile, perlomeno come lo vedevo io, se riuscivo a avvicinarmi di più magari capivo meglio cos'era. Tutto qui, non è che ci sia molto da aggiungere, insomma, tutto sommato. Loro l'hanno visto col cannocchiale, forse l'hanno visto con un ingrandimento migliore, qualcosa di più, ma tutto sommato penso che io ho visto quello che poi si vede dal filmato, insomma, faceva la ripresa la facevo io, quindi poi che roba sia, non lo so assolutamente. Era di forma rettangolare, sopra superiormente era bianco, grigio molto chiaro, e sulla sua sinistra aveva una punta più scura e sotto aveva una specie di cabinato, no? Come hanno veramente i dirigibili sotto, e si vedevano tutte come delle finestre un po' più scure, e poi era emanava una luce molto molto viva, era un arancione fosforescente e molto molto luminoso sotto era. E allora niente, abbiamo visto che era un oggetto molto particolare, e allora eravamo attrezzati con telecamera e binocolo, così. Allora mio marito subito ha preso la telecamera e ha cominciato a fare il filmato. Abbiamo visto in cielo come una specie di aeroplano, ecco. Poi abbiamo guardato meglio col binocolo e si vedeva una specie di sigaro con sotto finestrelle luminose. Nel disegno eseguito da Gioacchino possiamo notare meglio le caratteristiche del velivolo. Dall'audio del filmato si nota inoltre come le iniziali supposizioni di trovarsi di fronte ad un velivolo convenzionale sono successivamente scartate dalla signora Tiziana a favore di una interpretazione a carattere ufologico. È un aquilone. Ma è grossissimo. Stiamo lontani, sa? È arancione. Può essere aquilone. Vedi? No. La mongolfiera! E può darsi. È una mongolfiera! No, aspetta, perché è arancione colorato. È un areostato. Amore, mia. Stai zitto. No. Non lo dai. Ok. C'ha la base sotto luminosa, quello di scivolante. Non è un buon essere. È sopra chiaro e sotto il cerchio luminoso. Ad un certo punto, l'UFO ha cominciato ad allontanarsi lentamente. Dopo un po' questo oggetto ha cominciato ad allontanarsi orizzontalmente, ha cominciato ad indietreggiare, si è fermato da lontano, sembrava sulle pendici del monte, poi si è fermato lì, era più piccolo, ma si vedeva chiaramente, si vedeva bene un piccolo rettangolo bianco comunque giù all'orizzonte. Dopo qualche minuto di attenta osservazione, l'insolita atmosfera creata dall'apparizione dell'inconsueto oggetto e l'assenza di altre persone sulla vetta creano nel ragazzino un senso di paura che fa decidere al signor Luca Marini e alla moglie di ridescendere a valle, non senza aver notato che l'intero episodio era durato circa un quarto d'ora. Subito una sensazione di stupore, ma anche di contentezza per aver visto una cosa così particolare. E invece dopo, insomma, un po' un pizzico di angoscia proprio, no? E allora svelti abbiamo rimesso tutto dentro e niente, siamo scesi subito. Erano circa le 12, dalle 12 un quarto alle 12 e mezza, insomma, è durato un buon quarto d'ora. La giornata di vacanze della famiglia civitanovese riprende poi il suo normale corso e l'episodio viene presto dimenticato.
A distanza di 2 anni, il video è mostrato al signor Elio Diomedi, un amico di famiglia, studioso di egittologia, che ha elaborato una teoria sulla costruzione delle piramidi ed appassionato di ufologia sin da ragazzo. Il signor Diomedi si rende subito conto dell'importanza del filmato e ritiene sia giusto poterlo presentare anche ad altre persone. Decide così di sottoporre il caso all'attenzione della rivista specializzata UFO La Visita Extraterrestre, che ne dà notizia attraverso le sue pagine. Il filmato è attualmente nelle mani di esperti in analisi computerizzate per poter ricavare ulteriori dati sulle caratteristiche dell'oggetto volante non identificato. Come possiamo vedere, le iniziali elaborazioni al computer confermano che l'oggetto non presenta nessuna delle caratteristiche morfologiche e costruttive riscontrabili in velivoli di carattere convenzionale. Ricordiamo che durante l'estate del 1997 c'è stata in tutto il mondo, ed anche in Italia, una notevole ondata di avvistamenti UFO, come testimoniano i filmati che mostriamo e gli articoli dei giornali di quel periodo. Nel 1997 il ricercatore Jaime Rodriguez si è messo sulle tracce di una delle scoperte realizzate in Ecuador dall'esploratore Juan Moris. Si tratterebbe dell'ingresso ad un antichissimo sistema di gallerie che collegherebbe tutti i continenti della Terra e che sarebbe stato costruito da un'antichissima, quanto sconosciuta, civiltà le cui tracce si perdono nella notte dei tempi. Nel 1997 il ricercatore Jaime Rodriguez si è messo sulle tracce di una delle scoperte realizzate in Ecuador dall'esploratore sudamericano Juan Moris. L'ingresso ad un antichissimo sistema di gallerie artificiali che collegherebbe tutti i continenti. Opera di una remota e sconosciuta civiltà super evoluta, le cui tracce si perdono nella notte dei tempi. Ma torniamo un attimo indietro. L'eco di un fantastico mondo sotterraneo vagheggiato in molte antiche leggende echeggia come una fantasia alla mente razionale dell'uomo moderno. La scienza di oggi, secondo il comune sentire, ha scoperto tutto del pianeta in cui viviamo e solo pochi appassionati hanno brandelli di informazioni su questo favoloso territorio che si estenderebbe sotto i nostri piedi. Shambhala Agarthi, la misteriosa e potente forza del Vril, sono echi lontani di questo impenetrabile mondo, ma le sue fantastiche conoscenze sono sempre sfuggite nei recessi dei ricordi ancestrali di antiche e dimenticate civiltà, e di esso sembra non esserci più alcuna traccia, apparentemente. In queste leggende si parla di un'immensa rete di gigantesche gallerie artificiali costruite migliaia, se non milioni di anni fa, che collegherebbero tutti i continenti del pianeta e che sarebbero percorse dagli evolutissimi abitanti del mondo interno e dai mezzi volanti di civiltà extraterrestri con cui questo popolo sconosciuto avrebbe stabili relazioni. Di questo hanno fatto eco anche i contattisti, tra i quali l'italiano Eugenio Siragusa e più recentemente il messicano Carlos Diaz. Quest'ultimo ha affermato di aver viaggiato nelle astronavi di luce che varie volte ha fotografato e filmato e con esse di essere stato portato in questo mondo interno dove gli esseri extraterrestri che lo contattano avrebbero le loro basi. Realtà o fantasia? Alla ricerca di questo regno intraterrestre si sono mossi anche famosi studiosi del mistero, come lo svizzero Erik von Däniken, e proprio quest'ultimo ha avuto modo di conoscere lo scopritore di una delle entrate al misterioso continente sotterraneo, lo scomparso ricercatore sudamericano Juan Moris. Fantasia anche questa? No. Juan Moris ha realmente scoperto alcune di queste entrate e in questa vecchia registrazione filmata parla di quanto da lui rinvenuto. Nella mitologia egizia griega, la caldea sumera, si parla del mondo sotterraneo. He seguito le huellas antiguas per arrivare a concretarmi nell'Ecuador per aprire un nuovo cammino, una nuova entrata. Però conosco muchas otras en el Perú, en Bolivia, en el lago Titicaca, concretamente en Sacsayhuamán, el Cusco, y muchos otros lugares donde se puede descender.
pero hay que entrar a profundidades mayores para llegar realmente a lo que es el mundo subterráneo. Las entradas propiamente, Cueva de los Tallos, es apenas rasgar un poco el velo de ese mundo subterráneo. Purtroppo questa incredibile notizia, al pari di tante altre, è rimasta sino ad oggi praticamente sconosciuta, nonostante significhi una vera rivoluzione nel nostro modo di concepire l'antica storia dell'umanità. La scoperta è stata divulgata ma solo come un sistema di grotte naturali, la cui maggiore importanza era quella di essere l'ambiente dove vive un particolare tipo di uccello, denominato taglio. Da qui il nome con cui si conosce il luogo. Cueva de los Tallos, vale a dire caverna dei Tallos. Nel 1969 Maurice ha trovato un'altra di queste entrate nella fitta giungla dell'Ecuador, scoperta che ha spinto altri gruppi di ricerca di varie nazioni ad addentrarsi in queste gallerie sino ad oltre 100 metri di profondità, e le foto che vediamo testimoniano le vestigia di enormi strutture megalitiche artificiali che vi sono state trovate. Secondo Maurice, queste non sono altro che una pallida ombra, che esiste a profondità molto maggiori. He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Grandes túneles y grandes salas perfectamente labradas, hechas por el hombre, con una gran cantidad de objetos que nos aclaran, que nos dan todo el pasado del hombre sobre la tierra. Il ricercatore ecuadoriano Jaime Rodriguez, venuto a conoscenza di questi fatti, decide di organizzare una spedizione e, grazie all'aiuto della televisione ecuadoriana Tele Amazonas, mette insieme un gruppo con cui avviarsi per la straordinaria avventura. Partiti dalla città di Quito, si addentrano in un magnifico territorio selvaggio, in cui le bellezze naturali incantano per la loro magnificenza. Durante il viaggio sostano in una base militare, un vero avamposto sul limitare della giungla. Accolti con ospitalità dal comandante Herman Pess, raccolgono le testimonianze di alcuni soldati e dello stesso figlio del comandante, che hanno visto oggetti volanti non identificati sorvolare la zona. Il viaggio prosegue, man mano che si addentrano nella boscaglia, le difficoltà da superare si fanno sempre più aspre e sono fonte di non pochi patemi d'animo. Incontrano alcune comunità indigene che vivono in questi territori selvaggi, dove è evidente il segno del passaggio della civiltà occidentale. Nonostante ciò, la conoscenza del mondo intraterrestre, posseduta da tempi immemorabili dai nativi della zona, i Coangos, è ancora viva ed è testimoniata dalla sconcertante dichiarazione del capo di un'altra piccola comunità di 4 famiglie. Visité la cueva, es magnífico, es lindo, como adentro es como un templo, además hay otras cuevas que son lindas cuevas, imaginarse. Según la leyenda de Shuar, cuentan que ahí antes vivieron seres sobre extraterrestres que vivían, que eran dueños de minas de sal, y se han salido de esa y de otra parte. La conclusione di questa affascinante avventura la vedremo nella prossima puntata di UFO Channel, assieme ad altri interessantissimi filmati sugli UFO e sul mistero provenienti da tutto il mondo. UFO Channel, evidenze innegabili.